mi è venuta in mente una piccola cosa. Personalmente io ho assistito a molti spettacoli, no? Dove sono andato a vedere delle cose, eccetera, così, ma l'unica volta dove io sono rimasto veramente colpito dal pubblico è stato nel 1983-84, l'anno esatto non me lo ricordo. Io allora ero un po' invaghito di una ballerina che insegnava danza in una palestra e in maggio, grosso modo, è il mese dove fanno i saggi, hanno fatto un saggio alla storia. E questo saggio era fatto da tutte ballerine che avevano 14, 15, 16 anni, abbastanza donne fisicamente, ma la particolarità di questo spettacolo era che ha colpito me era il pubblico, che era fatto esclusivamente da bambini. Avevano portato varie scolaresche e la platea della storia era strapiena di bambini. Allora, in questo saggio che sono andato a vedere, ha fatto tutti i balletti classici, tutti normali, i bambini applaudivano, eccetera. Alla fine, in tutti questi balletti che hanno fatto, queste ballerine hanno fatto un pezzo che come base musicale aveva il ritmo del boogie boogie, cioè molto ritmato. E mi ricordo, lo spettacolo era anche molto carino, perché loro si muovevano in maniera molto simpatica, molto accattivante così. Alla fine, ma neanche alla fine, a metà del balletto che stavano facendo queste ballerine, sono partiti questi bambini con un applauso e io me lo ricordo così vivo, così sprezzante di vita, così esplosivo, che mi ricordo le facce che avevano queste ballerine che mentre ballavano si guardavano fra di loro e dicevano ammazza, cioè che fervore. Avevano letteralmente alzato la storia e io ho smesso di guardare le ballerine, guardavo con gli occhi, facevo sta panoramica con questi bambini che erano volavano in questo spettacolo che stava di fronte a loro, che era fatto per loro in una maniera inimmaginabile. Bisognava veramente trovarci. Io ho assistito a un casino di cose. Una cosa così semplice come quella lì non me la dimenticherò mai, mai. Questo per dire quanto è vivo il potenziale che ognuno di noi ha dentro. La lotta zen serve per ricordarci quella lotta interiore. C'è qualche cosa che ci vuole fregare costantemente e ce la fa. L'unica sfiga sua, l'unico potere che può interrompere questo usurpatore di trono è il creatore, che non sta in alto ma sta dentro di noi. E se non chiediamo aiuto a lui non ci sono cazzi. Noi siamo destinati a stare fuori da casa nostra. Scusate la parolaccia, ma io quando sento che ci vuole, ci vuole. Adesso faccio vedere un po' di lotta a zero. Quando ti fischia un orecchio, pensa alla ghianda.